Questa mattina in provincia di Savona è stata presentata la Run Riviera Run, giunta ormai alla sua seconda edizione dopo il battesimo dello scorso anno che ha visto 700 iscritti e solo dopo un anno la FIDA l'ha trasformata da gara regionale a gara nazionale. La manifestazione si terrà domenica 27 ottobre alle ore 9 con partenza dal Malpasso e arrivo a Loano presso la Marina, passando per Borgio Verezzi e Pietra Ligure. Venerdì 25 ottobre sarà inaugurato presso i chiostri di Santa Caterina a Finalborgo l'Expo Half Marathon, dedicato alla mezza maratona. Seconda edizione di Run Riviera Run, l'anno scorso qualche goccia di pioggia, per usare un eufemismo. Quest'anno sicuramente, come è stato detto in conferenza stampa, il tempo non potrà che essere migliore. Certamente la cosa rimasta identica all'anno scorso è questa stupenda collaborazione tra quattro dei più bei comuni della provincia di Savona, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano, che mettono a disposizione le loro strade, una location unica, i loro panorami per questa bellissima mezza maratona. Un'occasione sportiva importante, quest'anno la mezza maratona è passata dal calendario regionale a quello nazionale, un'occasione di promozione importante perché facciamo vedere uno spaccato stupendo del nostro territorio a fine ottobre, quando nessuno si può permettere in Italia di organizzare eventi del genere, e poi diamo la dimostrazione di non essere liguri, musoni e campanilisti che sanno solo mugugnare, non sanno collaborare, ma mettiamo quattro comuni insieme che dimostrano che lavorando insieme si va più lontano. Ed è bello il motto della Run Riviera Run, che tutti all'arrivo, tutti vincitori, ci vediamo nei tre giorni, nel lungo weekend della Run Riviera Run, ma soprattutto ci vediamo in Porta Loano per festeggiare l'ultimo degli arrivati e non il vincitore. Questa maratona del 27 di ottobre che partirà dal Malpasso, da Valicotti, quindi toccherà i comuni di Finale, Borgio, Pietra e Loano per concludersi alla Marina di Loano. Mezza maratona che sarà preceduta nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 da un Expo, l'Expo Half Marathon, che si terrà nei chiostri di Santa Caterina fino al Borgo, con un programma ricco di convegni, dibattiti, tavole rotonde sul mondo dello sport, sulla medicina, sulla salute, l'importanza dello sport per il sistema cardiovascolare, per lo stile di vita, l'alimentazione dello sportivo e un importantissimo convegno sul mondo femminile nello sport. La partenza sarà da Varigotti, esattamente dalla località Malpasso, che confina con Noli, poi si sviluppa lungo l'Aurelia fino a Finalpia, entra dentro Finalpia per sfiorare l'Abbazia dei Benedettini e il ponte medievale, poi rientra sulla passeggiata a mare fino al Marina. Sale fino al borgo, c'è un passaggio dentro il borgo medievale e poi si scende per giungere all'area Piaggio e poi con l'Aurelia raggiungere poi Borgio Verezzi. Sono metà della mezza maratona e a finale, e pretenderebbero che io la facessi, ma non so se la farò tutta. Seconda tappa di una bella manifestazione, e noi mettiamo insieme Borgio Verezzi con Pietra e Finale Ligure, quindi da Finale partiamo e arriviamo a Pietra Ligure. Tratto rettilineo, qualcuno dice lunga e diritta correva la strada, quindi ci sarà molta velocità, gli atleti potranno così percepire un paese bellissimo, le grotte, la magia del teatro, il mare a sinistra, credo una bella faticata. È una cosa molto bella, la seconda edizione. Quest'anno cercheremo noi a Pietra di garantire il tempo che l'anno scorso non ci ha assistito, ma perché ci hanno pensato altri. Quindi noi a Pietra notoriamente non perdiamo mai manifestazioni per il tempo, quindi cercheremo di garantirlo anche questa volta. Loano, città dello sport, quindi da sempre ci teniamo molto alle attività, alle manifestazioni sportive, quindi abbiamo accettato di fare l'arrivo di questa mezza maratona che attraverserà il nostro centro storico, la nostra bella passeggiata per terminare nel nuovo porto, quindi faremo un po' vedere tutte le bellezze della nostra città. Un occhio particolare alla partecipazione delle donne al Run Riviera Run. Certo, quest'anno proprio il tema della manifestazione è dedicato alle donne, infatti ci saranno proprio degli eventi speciali in rosa e il tema è poter arrivare nell'universo femminile nello sport. Avevamo deciso di dedicare alle donne sia tutti gli eventi dell'Expo Marathon che comunque un occhio di riguardo nei confronti della manifestazione della gara. Ad inaugurare questo tema sarà un convegno dedicato appunto alle donne coinvolte attivamente nelle attività sportive legate al running.
e ci saranno 3 testimonial d'eccezione. Tra queste Katia Figini, che è campionessa di trail running, interverrà Nadia Iaffini, che è una campionessa di running italiana di origine marocchina. Poi interverrà Virginia Olivieri, che Virginia Olivieri è una campionessa di ultramaratone, donne che hanno un'esperienza importante dal punto di vista sportivo, ma che d'altra parte sono anche donne comuni, perché hanno quasi tutte figli, famiglie, quindi ci racconteranno come riescano a gestire questi aspetti importantissimi legati all'allenamento e alla famiglia.